E lei regina ha deliziato i fan dopo aver incontrato l'emiro del Qatar al castello di Windsor nel suo ultimo fidanzamento reale dopo il Chelsea Flower Show. L'immagine pubblicata sulla pagina Instagram della famiglia reale della regina che stringe la mano allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani mostrava il monarca raggiante e di buon umore. Il fidanzamento ha segnato la terza apparizione del monarca questa settimana quando il 96enne indossava un abito floreale verde lavanda, abbinato a orecchini di perle e una collana abbinata, con scarpe nere, l'emiro ha parlato con Boris Johnson all'inizio della giornata per invitare il primo ministro a guardare la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Il torneo ha già suscitato polemiche in relazione alle violazioni dei diritti umani e degli abusi sui lavoratori migranti durante la costruzione degli stadi. I fan reali si sono rivolti ai social media per esprimere la loro gioia per l'immagine della regina dicendo, Sua Maestà è così carina. La nostra meravigliosa regina, la adoriamo. Un altro ha aggiunto, la bellissima Sua Maestà la regina Elisabetta II è raggiante ricevendo l'emiro del Qatar, dopo che i recenti problemi di mobilità di Sua Maestà l'hanno vista perdere l'apertura statale del Parlamento. I fan sono stati felici e leggermente preoccupati per il suo benessere prima di un ricco diario per il giubileo di platino. Su Instagram, chiocciola Katie Franklin ha dichiarato, la regina è adorabile, ma spero davvero che Sua Maestà non stia esagerando e non stia lavorando troppo. Solo il giorno prima del suo incontro con lo sceicco, la regina è stata vista al Chelsea Flower Show mentre ammirava le esibizioni comodamente da una lussuosa golf cart. Il veicolo a quattro posti costa 62.000 sterline ed è stato etichettato come la Rolls-Royce. Delle golf cart di lusso, un portavoce del palazzo ha dichiarato, sono state apportate modifiche per il comfort della regina. È arrivata intorno alle 17.35 e verrà mostrata in circa 10 giardini utilizzando il veicolo. L'utente di Instagram chiocciola Isabelle-in-London ha parlato dell'etica del lavoro della regina dicendo, sempre al lavoro. E sorridente. Deve essere un leader per le giovani generazioni.